Mobilizzazioni e smash del femorale posteriore. Qui andiamo sulle note dolenti. Con la nostra pallettina andiamo a posizionarla su una superficie rigida. Potete utilizzare una sedia, un box o qualunque cosa vi offra un appoggio rigido e posizioniamo sotto il femorale posteriore. Andiamo a ricercare dei punti un pochettino rognosi, sono quelli su cui dobbiamo concentrarci maggiormente, lavorandoci come se stessimo massaggiando il nostro femorale. Non sarà questo il nostro lavoro più importante, il nostro lavoro più importante sarà, una volta trovato un trigger point, un punto ostico, andare a verticalizzare un pochettino la schiena e estendere, mantenendo la tensione sul punto, riporto giù, estendo, estendo, vado a mantenere ogni volta che estendo un pochettino la tensione sul punto, sarà un pochettino più fastidioso, resistete, andiamo poi a spostarci cercando altri spot rognosi e andiamo nuovamente ad estendere la gamba. Ci prendiamo almeno 2 o 3 minuti per ognuna delle due cosce, andando a ricercare più spot di tensione. 2 o 3 minuti è un'indicazione. Se avete il femorale posteriore molto inchiodato, potete anche perderci più tempo. Sarà soltanto a beneficio del vostro femorale.